Adesso volevo fare una libellula con un montaggio un po' particolare per fargli l'addome, che l'ho fatto adesso, l'ho fatto a Novara, la gara che hanno fatto così. L'avevo preparato per la gara, però già me l'hanno chiesto, l'ho già data a gente che va a pescare i black bass e dovrebbe funzionare. Ah, dopo lo rimetto quando... Sai cosa è stato sbagliato? Ma lo fa lei, non è che non lo so. Hai detto, scusa, mi fai una libellula. Una libellula per i branzini, per pescare i telecamere. Ho usato la mosca che hai fatto l'anno scorso, quella effimera rossa con i pins verde. Sì, la mosca di Mario. L'ho usata, l'ho usata in Sava l'anno scorso, non ci ho mai preso niente l'anno scorso, quest'anno l'ho presa. Dipende dalle situazioni, dai momenti, dai luoghi. Se la acqua di neve non mangiava la gara, quella non la mangiavano. La mosca universale non esiste, difatti. Metta fuoco da noi. Adesso è intreccio. Ah, proprio la testa dentro. Perché riesco a mettere dentro? Perché adesso faccio una treccia. E insomma, no, è anche veloce da fare. In più, riesco a mettere dentro i colori. Le tre varietà di colori che hanno dentro quel tipo di libellula qua, e in più disposti diciamo obliquamente come è la libellula, cioè l'addome delle libellule è suddiviso in settori, però il colore che ha non è così uniforme come i settori che hanno. Così con questa riesco a avere un po' di realismo, oltretutto è più resistente perché il trecciato diciamo dà un po' più resistenza al materiale, come i fili trecciati, cioè un filo del 12 tiene come un filo del 20 normale, un monofilo, un trecciato del 12 tiene come un 20. Ok. Ecco. Devo fissarlo con un nodo di chiusura. Così vai a legarlo. Così vai a legarlo praticamente la treccia che hai fatto. Sì, devo chiuderla all'estremità, fermato, sì, per non farla aprire. Così faccio un bel nodo. Ok, questo è quello che diventerà l'addome. Metto quell'amo qua, anche se adesso la misura di quest'amo è del 2, però andrebbero bene anche ami un po' più grossi, un po' più grossi per i black bass.
Buonasera. Ciao. Ah, ciao. Tutto bene, eh? Tutto a posto, niente in ordine. Ah, va tutto a posto. Hai dato scusa per della colla sulla mano? Sì, è una mia mania. Credo che a mettere la colla tenga un po' di più. Ma a parte che sì, su un libro vecchio che avevo imparato 25-26 anni fa, c'era da mettergli qualcosa sull'amo. Poi dopo si è persa questa abitudine. Però la uso ancora da mi serve 2 secondi per me. Per il tempo che si vuole, effettivamente uno è così più sicuro. Questa io faccio l'antialga, perché quando si pescano i branzini spesso devi lanciare in mezzo alle ninfee, così, quindi anche l'antialga ha la sua importanza. Quell'antialga che sto facendo va bene a pescare, cioè per il suo funzionamento è importante l'arviglione, servirebbe l'arviglione, quindi con questo antialga non puoi schiacciare l'arviglione, altrimenti si può fare quello che passa direttamente dal corpo e si congiunge davanti, che è fisso, a quella non serve l'ardiglione. Però, vabbè, quando pesco un branzino che ha una bocca grossa così, anche un ardiglione, cioè non è la stessa roba che pescare una trotella, perché non gli fa quel danno che può fare una trota. Okay. Faccio la prova. E lo stesso nel lancio non si apre. No, perché fa da elastico qua così. Fa da elastico e tiene. Questa è una cosa che ho visto su internet. Ho provato a farla e funziona. Anche se a bocca il pesce si schiaccia, ma con il peso della mosca, anche quando tiri così, non si apre, non si schiaccia, va bene per il suo scopo. Poi si potrebbe fare qua davanti, tipo come lo chiamano, uno slash, una paletta in su, che così quando lo tiri non va sotto. Adesso non lo faccio perché esteticamente non è un massimo, però per quanto riguarda la pesca potrebbe andare bene. Metto un pezzettino di foam. E ora gli faccio gli occhi. Questi sono dei palini di polistirolo, che però ho colorato. Ci ho messo su della colla prima perché quel colore qua fonde il polistirolo. Quindi io prima ho messo della colla prima di mettergli questo. Quindi con la colla bloccati. Sì, con la colla ho impedito che la pittura andasse a contatto col polistirolo perché lo fonde quel tipo di vernice qua. Li ho uniti, li metto nella calza, li presento qua e anche qualcosa incrociando. Mentre la calza sta da legando perché sono due opere. Sì. Thank you.
tipo Bubus. Uno per parte. Sì. Questi qua saranno i lati del busto, diciamo. E dopo li metto qua da sopra, che deve essere un po' più larga, in maniera che poi riesca a prendere le ali e tenerle, cioè aspetta a questa poi tenere le ali orizzontali. Quando c'è il
Quelle che misura prendi due lì? Allora, con la prima fino alla punta della coda, dalla lunghezza della punta della coda, anche queste dovrebbero essere uguali a questa, ma le metto magari un po' più corte e poi faccio due giri e le tiro fino, ecco adesso sono appena un po' più lunghe, van bene, appena un po' più lunghe quelle davanti, fa uguale. No, ai fini della pesca cambia poco. È bella anche questa. Sì, è vero. Anche l'occhio vuole mostrare. Metto un po' di nardi se lo trovo. Ecco. Non so che animale è, qualcosa di peloso e nero. Va bene tutto. Peloso e nero. Anche pelosa e nera va bene, cioè. Vado a prendere un po' d'acqua, qualcosa? Magari una bottiglietta d'acqua naturale, grazie mille. Qualcun altro vuole qualcosa? Ok, adesso prendo questi qua, li rigiro in avanti. Ok, dopo le ali le faccio restare con un goccio di cola, le faccio restare diciamo in assetto, loro tanto sono legate dentro, anche se il pesce tira, cioè non si staccano, perché a me adesso la cola mi serve soltanto per dargli un attimo di assetto. Che comunque faccio dopo. Non
faccio l'abbonamento, ma non tutti gli anni. Un po' di pelo di cervo, gli faccio le zampette. Senza pareggiarlo. Pelo di cervo. Secondo me il pelo di cervo è molto adescante. Ho notato, ho fatto proprio anche l'esperimento di confrontare, fare la stessa imitazione sia col pelo di cervo che in polipropilene, no? In caso in pelo di cervo abboccano bene, in polipropilene di meno. Non so, forse i materiali naturali hanno qualche qualità che non conosciamo bene, cioè il perché, però sembra che funzioni meglio. Bello, magari più veritiero, più naturale. Ha qualcosa sicuramente che invoglia di più i pesci, forse è la sua naturalezza, cioè il fatto di essere naturale. Devo capire perché mi abbassa tanto quella là qua. Dove l'ho messo? Ah, ok, grazie. Proprio giusto per mantenere un certo assetto. Così adesso bisognerebbe che io sto qua mezz'ora a tenere quest'ala più alta. Se una donna deve pescare con questa imitazione, mettiamo su questo qua che serve per lucidare, come si chiamano, le unghie. Qui si troverà sicuramente meglio. Quello per glantini. Tocco del maestro. Ok. Thank you.